dopo le precedenti esperienze, questa fantastica vissuta pochi giorni fa ad Assisi, oggi a Francavilla Fontana, per documentare proprio il caso di dire questa esperienza, appunto? Ma è stata un'esperienza eccezionale, quella di Assisi. Poi, diciamo, in concomitanza, in coincidenza anche con l'elezione del nuovo Papa, Papa Francesco, è stata veramente una cosa eccezionale, ma è stata anche un'esperienza importante per i riti di Francavilla Fontana presentati ad Assisi, dove ci sono state tantissime presenze turistiche in questa città, dove hanno conosciuto chi per la prima volta, chi ne aveva sentito parlare o chi ha visto effettivamente l'importanza dei riti di Francavilla Fontana, e tanti consensi. Quindi siamo contenti e orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, abbiamo svolto non solo in questa occasione ma nel corso degli anni. L'amministrazione comunale ha voluto puntare sui riti di Francavilla Fontana. I risultati ci stanno dando ragione con enorme nostra grande soddisfazione. Ecco, adesso il rientro di questa mostra nella città degli Imperiali, in questa cornice favolosa che è il castello. Sì, andremo a inaugurare tra pochi minuti la mostra permanente della Settimana Santa qui a Francavilla Fontana, come voleva anche il nostro amico sindaco Vincenzo Della Corte, l'andiamo a inaugurare questa sera, oltre a documentare quello che è stato Assisi, tutti gli incontri istituzionali che ci sono stati con il sindaco dottor Ricci, con il vescovo Monsignor Sorrentino, con tutte le autorità civili e religiose di Assisi. Quindi, ripeto, un'esperienza importante, e questa sera, diciamo, presenteremo alla città questo documento importante che rimarrà nella storia di questa città. C'è oramai un binomio che è saldissimo tra l'amministrazione comunale e il touring club locale. È un binomio saldissimo con il territorio della provincia di Brindisi, del Salento e della Puglia. Il Touring Club italiano da sempre, da 119 anni, ha il compito di far conoscere l'Italia agli italiani, e in questo caso specifico il compito di accompagnare i tanti viaggiatori che si vorranno incontrare qui a Francavilla Fontana, accompagnarli appunto alla scoperta dei nostri riti della Settimana Santa. Ecco, una mostra permanente a testimoniare appunto quelle che sono le tradizioni di questa città, di questo territorio, e quindi da oggi in poi un'occasione in più per venire proprio a Francavilla. Un'occasione per scoprire questo grande contenitore culturale, all'interno del quale abbiamo il piacere e l'onore di essere ospitati, con un punto di incontro per i soci touring di tutta Italia, e in modo particolare un contenitore culturale che si avvia a diventare stabilmente un museo e che in questa particolare circostanza racconta il patrimonio immateriale, cosa assai più difficile da conservare e preservare rispetto al patrimonio materiale, perché se da una parte il patrimonio materiale ha bisogno essenzialmente di risorse per poter essere restaurato e trasmesso alle future generazioni, il patrimonio immateriale ha essenzialmente bisogno di educazione e quindi di un investimento sulle future generazioni, capace di poter trasferire dal cuore delle persone al cuore di altre persone la ricchezza che è nei nostri riti, nei nostri eventi. Presidente, anche quest'anno il vostro centro culturale ha allestito, come dire, un cartellone di eventi piuttosto nutrito e, come al solito, anche interessante, insomma, impegnati in primo piano qui a Francavilla per questa settimana, e non solo, Settimana Santa. Sì, e nell'ambito della 23esima rassegna della Passione alla Risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo abbiamo fatto diversi eventi. Nella sede del CCF c'è una mostra a tema sul crocifisso e l'esposizione dei tradizionali piatti che i bambini portano il mercoledì santo, ed è oggi. E poi dopo depositano nelle varie chiese, ma anche nella nostra sede. C'è un concorso fotografico e poi c'è anche una mostra di pittura inerente alla Settimana Santa nell'arte e in Corso Garibaldi. Ce ne sono diversi di eventi. Ieri poi abbiamo fatto pure
nella chiesa insieme al gruppo Yazzaban la musica sacra, con i canti popolari. Questa sera invece, molto importante, questa sera c'è un concerto del Mercoledì Santo, è la 23esima edizione, e l'artista Giulia Buccarella al violino e Gianluca Di Donato pianoforte. Questa sera intorno alle ore alle 19, mentre nel corso della serata il sottoscritto declamerà versi e canti sulla passione nella tradizione popolare di Francavilla. Conduce la serata, l'evento, il preside Domenico Camarda, la direzione artistica del maestro Antonio Curto della scuola musicale Marinosci di Francavilla Fontana. Scuola musicale. Mi dica. Questo dunque è tutta una serie di iniziative che si concentrano in questo periodo della Santa Pasqua, ma poi nel resto dell'anno chiaramente non si ferma la vostra, il vostro centro culturale. No, ce ne sono diverse manifestazioni. Cioè, ce ne sono molte manifestazioni. Ogni 2 anni abbiamo la Biennale Omaggio ai Fiori e poi varie mostre. Abbiamo fatto mostre di giornali dei bambini, diverse cose, diversi eventi. Rimane però la settimana più vissuta, insomma, questa che precede c'è Pasqua. La pubblicazione del calendario francavillese, anche con il patrocinio sia dell'Avis, del Comune e del Centro Culturale Francavillese, al 24esimo anno il calendario francavillese che il sottoscritto fa ogni anno. È una chicca che regala la città. Approfittiamo per gli auguri di buona Pasqua. Anche quanti ci stanno ascoltando e vedendo? Certo. Auguri a tutti voi. E che dirvi? No, forse è meglio ricordare, fammi ricordare, con una preghiera che facevano i nostri progenitori prima di sedersi a tavola e che reciterò questa sera. Cristo pigliò lo pane e lo benedisse, la buona grazia dello Padre Eterno. Tutti mangiamo allegre compagnia sto pane bianco, benedetto sia. Come Cristo benedicio la sua cena, così io benedico la tavola mia. Ci noi mangiamo, a Dio lautamo, ci nubimo a Dio lo dicimo, e lo somme è Cristo. Lo benedisse Cristo, lo Padre, lo Figliolo e lo Spirito Santo. Questa è una preghiera che si faceva a tavola e che ho recuperato negli anni 70. Auguri. Auguri a tutti gli ascoltatori.